Ciao, benvenuti in questo nuovo video, spacchettamento calendario dell'avvento. E oggi sono qui per aprire insieme a voi questo mega calendario dell'Isana, del Rosman, il calendario più rosa che ci sia. Guardate che bello anche dietro. L'anno scorso l'ho aperto e vi è piaciuto tantissimo e sono proprio curiosa di vedere quello che conterrà quest'anno. Anche lui è un calendario low cost, costa all'incirca sui 15-16 euro, se mi sbaglio ve lo scriverò qui il prezzo. E ci sono tutti i prodotti skincare, insomma, per la cura del corpo, del viso, quindi non vedo l'ora di scoprire quello che contiene al suo interno. Allora, iniziamo subito ad aprirlo. La numero 1 è qui, vediamo un po' quello che contiene. Oh, anche i packaging dei prodotti all'interno sono adorabili. Allora, questa qui è una maschera per i capelli pre-shampoo. Quindi da fare prima di fare lo shampoo e si tiene in posa circa 15-20 minuti ed è idratante. Sono 20 ml. Andiamo alla numero 2 che è qui in basso. Vediamo un po' cosa contiene. Cos'è? È un doccia crema con olio nutriente. Molto bella questa bottiglietta, sono 50 ml, vediamo un po'. La profumazione è buona, sa di caramello. È grandissima la numero 3, ma che cosa contiene? Sono proprio curiosa. Allora, sono 40 grammi e praticamente sono delle perle da bagno colorate. Adesso andiamo alla 4. Eccola qui, non la vedevo, è nella pallina. Ma cos'è, crema mani? Scommetto no. È un gel doccia rinvigorente. Sono 30 ml. Eccola qui, ma è piccola piccola la numero 5, è minuscola. È un'ampolla. Sono 2 ml, comunque è un peeling per il viso concentrato AHA. Va bene, d'accordo. Che bella che la sei. Ma cos'è? La mia faccia un po' così. Un bracciale forse. Anche l'anno scorso era uscito, mi sa, il bracciale. Sì, penso sia un elastico per capelli, ma io non lo userei mai come elastico per capelli. Secondo me me li tira i capelli, me li strappa. Vabbè, non mi è piaciuto granché. Andiamo alla 7. Ma quanto è grande la 7! Vediamo un po', ci sono altri sali secondo me. Cos'è? Non c'è niente? È questo che se ne stava andando a spasso per caso? Ma che carini! Praticamente sono dei patch con tornocchi, con pantenolo e estratto di vaniglia. Molto molto belli. Questi qui li voglio provare e sopra hanno tutti i fiocchi di neve. Carini! 8! È strapiccola, la 8 è minuscola. Infatti c'è un'ampolla. Io devo avere paura delle caselline così piccole. Perché c'erano le ampolle, purtroppo ce ne sono tante. Allora, vediamo un po' questa che ampolla è. Questa qui penso proprio che la utilizzerò perché è concentrato di vitamina C e alla pelle fa benissimo. Andiamo alla 9, è qui in basso. 20 ml ed è una maschera per i piedi idratante. Le maschere piedi servono soprattutto in inverno. La 10 è qua. Crema mani? Sì. Non cadere. È una crema per le mani e le unghie di 30 ml. Anche questa anno per anno la ripropongono sempre. In profumazioni diverse, questa qui è molto buona.
11, eccola qui in basso. È crollato qualcosa che non prendo. Allora, è una crema all in one di 20 ml che si può quindi utilizzare sia per il viso che per il corpo che per le mani e contiene l'estratto di vaniglia. Ah no, è qui in alto il 12. Cos'è? Cosa sono? Voglio subito scoprire cos'è. Sono delle piccole lime per le unghie. Eccole qui. Quindi da tenere in borsa. Molto carine queste. Io in realtà ce le ho. Le avevo comprate tempo fa in un negozio. E mi tornano molto utili. Io le tengo sempre nel kit di emergenza. Ve le ho mostrate. Se non avete visto il video del kit di emergenza, ve lo metterò linkato qui. Comunque, queste sono utilissime perché sono perfette da portare in giro in viaggio perché, cioè, sono minuscole. Andiamo avanti alla 13, che si trova qui e mi piace molto perché è grande. Wow, questa non me l'aspettavo, ma che bella sorpresa! Sinceramente non pensavo mettessero all'interno un pennello. E infatti è stra morbido. Guardate che bello che è con il manico rosa. Cioè si vede, penso che si percepisce la morbidezza delle setole. Fantastico, questo mi strapiace. La 14 è qui ed è Ultra Matte Primer 20 ml, quindi un primer per il viso matte. La 15 è grande, qui in basso. Ed è una maschera idratante viso, collo e décolleté di 8 ml. Andiamo subito alla 16, che purtroppo ho già capito che è un'ampolla perché è troppo piccola la casellina. Non è un'ampolla! E invece è un balsamo per le labbra Glamour. È curativo e contiene olio di avocado. Dentro sarà, immagino, no, è rosa, pensavo fosse bianco, invece è rosa. Adesso andiamo alla 17, che è il mio numero, voglio proprio vedere quello che contiene. È bella grande, quindi ho buone aspettative. Dov'è? Me lo sono fregato, non c'è niente! Dove è finito? Mi sa che questo è il 17. Qui vedo qualcosa, eccolo, che stava cadendo giù. È un dischetto struccante in tessuto, va bene. Per chi tiene all'ambiente apprezza sicuramente, quindi fantastico. I dischetti in tessuto non sono mai abbastanza visto che... Ho sbattuto il gomito, visto che ho sbattuto. Visto che insomma si devono lavare di continuo. Allora, 18. In basso, grande, grande. Cosa sono? Sali da bagno? Eccoli qui, sono dei sali da pediluvio, 40 grammi. 19. Dove sei? Vediamo un po'. Oh, è qui. E qua c'è l'ampolla, raga. Qua non si scappa, c'è l'ampolla. Eccola, eccola che arriva. Ed è un concentrato viso, non so che cosa. Bukushiol, che cos'è? Non lo so. Comunque un concentrato per il viso. Siamo quasi arrivati alla fine. Allora, 20. Ed è un body butter. Con l'olio di cocco, quindi burro corpo di 20 grammi. Ma l'olio di cocco mi piace molto e poi tanto carino anche il pack. Qui apriamo la 21 e all'interno troviamo un peeling all'olio di latte per il viso 20 ml. 22 che è qui. Cos'è? È un bagno crema di 50 ml. Vediamo un po' la profumazione. Sì, sembra proprio cioccolato, quindi super golosa. 23, ci siamo quasi. No, vabbè, dai, alla vigilia della vigilia mi mettete l'ampolla. Ma perché?
Allora, è un concentrato beauty allo squalene, sempre 2 ml, eccolo qui, vabbè. E 24, che sinceramente è piccolissima, perché così... No, vabbè, ho già capito quello che c'è nella 24 ed è una delusione totale. La 24 è vuota perché vi avevo detto prima che era precipitata una cosa. Ma sapete cosa hanno messo alla 24? Ma dai, ma è bruttissimo. Sì, lo so, non lo vedete. Praticamente alla 24 hanno messo un ciondolino. Da attaccare perché ha il moschettone, non lo so, a qualcosa, ad un braccialetto, ad una collanina. Comunque è uno charm dorato con la stellina e gli strass. Ma da mettere alla 24? Sinceramente a me ha un po' deluso, non lo so, avrei messo qualcos'altro alla 24. Però boh, loro evidentemente pensavano che questo charm fosse molto carino da regalare per la vigilia di Natale. Io sinceramente alla 24 avrei messo il pennello a questo punto e alla 23 questo. E allora, cosa ne penso di questo calendario tirando le somme? Carino, ma sinceramente mi è piaciuto molto di più quello di Balea. Cioè, se devo scegliere tra i due, quello di Balea mi ha dato più soddisfazione, anche se ho apprezzato tantissimo il pennello che non mi sarei mai aspettata. Secondo voi, tra questo e quello di Balea, qual è più carino? Sfida tra DM e Rosman. Il mio voto. Voglio essere buona, do 3 stelline su 5, anche se in realtà mi sta bloccando la circolazione questo bracciale qua, l'avevo dimenticato. No, raga, non ce la faccio, do 2 stelline e mezzo su 5. Allora, il mio voto è 2 e mezzo su 5, fatemi sapere qual è il vostro voto, quale tra i prodotti che vi ho mostrato vi è piaciuto di più, quale vi è piaciuto di meno, insomma, ditemi un po'. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto così non vi perderete i prossimi contenuti che pubblicherò. Io vi mando un immenso bacio, vi auguro una buona giornata e spero di rivedervi anche nel prossimo video. Ciao!